belle cose, cari telespettatori di Telesvela, benvenuti a questa nuova puntata, tante belle cose al nostro nuovo gradito ospite, Francesco Montereale. Benvenuto. Buonasera. Francesco, come Grazie. Stai? Tutto bene. Grazie tutto per aver accettato il nostro invito, un piacere ospitarti nei nostri studi. Piacere mio. So che già conosci, comunque sei di casa, perché insomma hai un po', hai avuto dei... Sì. Più con le trasmissioni sportive. Certo, va bene, oggi diciamo sì in un contesto diverso, però vediamo un po' come su che binari si mette questa puntata. Diciamo a tutti, diamo qualche cenno biografico per chi non ti conoscesse ancora. 26 anni, single, mi hai scritto nella tua scheda, quindi non ti sei ancora fidanzato, non hai trovato l'anima gemella. Ma diciamo che non la cerchiamo per non il momento. Non la cerchi per il momento. Per il momento. Beh, va bene, mi dedico più al lavoro. Certo. Allora, diciamo subito, il tuo lavoro, sei pasticcere. Sono un pasticcere. Uh-huh. Hai un'attività in città. Sì. Ho una pasticceria ad Andria. Una pasticceria, potrei aggiungere anche rinomata, una delle più belle. Da quanto tempo? Da circa 7 mesi. Quindi proprio freschissimo. Sì, pensavo, nel mio immaginario, pensavo un po' di tempo in più. Invece... No, è passato ancora poco tempo. Come sei diventato pasticcere? Che percorsi hai fatto per arrivare a diventare pasticcere? Diciamo fatto che l'alberghiero. Ho fatto l'alberghiero a Molfetta, dove di là già avevo idea di scegliere come scuola, perché comunque mi ha sempre attirato il lavoro dell'artigiano e soprattutto è un mestiere pure diciamo artistico, perché comunque passione che avevi già da ragazzo o ti è venuta poi crescendo? No, tramite un mio cugino che faceva comunque era nel ramo dell'alberghiero, quindi lavorava su delle navi da crociera e da piccolo mi raccontò delle storie, mi fece diciamo scegliere questa storia. So che sei stato anche all'estero per un po' di anni. Sì, ho fatto un po' di anni, sono stato in Inghilterra, sono stato dove in Asia. Dove in particolare in Inghilterra? Ho fatto un po' di tempo a Manchester. Dove Quindi non Londra, dove solitamente si orientano. A Londra ci sono stato un mese, ci sono stato solamente. Ti è piaciuta come esperienza Manchester? Sì, bello, bel posto che mi ha dato anche la possibilità dopo di essere richiamato. E di lavorare sempre per la stessa compagnia, però in Asia, dove abbiamo fatto una bella apertura a Bangkok. Quindi a Bangkok proprio? Sono stato quasi un anno a Bangkok. Ma sempre come pasticcere? Sempre come pasticcere. Non ci soffermiamo più, scavalchiamo questo argomento, perché in realtà oggi non sei qui in veste di pasticcere, anche in pratica, in parte, però oggi sei in veste di lettore. E ci leggerai comunque un testo, un libro che appartiene al tuo mondo, sbaglio? Sì. Di chi parleremo oggi? Parleremo del maestro, del grande maestro. Maestro pasticcere, Iginio Massari. L'hai conosciuto di persona? L'ho conosciuto di persona, ho frequentato parecchi suoi corsi. Quindi secondo te è il numero uno in Italia? No, nel mondo. Ah, nel mondo addirittura. Per me, Va bene, il match mancherebbe. Allora, che cosa leggiamo oggi dal titolo... Non solo zucchero. Questo è una colonna, sono diciamo dei 6 volumi. Io sto leggendo diciamo il 4° volume. Ma è la parte introduttiva, se non sbaglio, giusto? Sì, è una prefazione delle monoporzioni. Diciamo, va bene. Inizia prima delle ricette, inizia con questa diciamo prefazione. Non toglierei la sorpresa, quindi ti invito alla lettura direttamente, poi ci riserviamo un commento più in là. Buona lettura, Francesco. Grazie. Prego. Il titolo è La voglia di andare controcorrente. I confini che ci poniamo spesso non sono quelli che si trovano sulla terra, ma quelli che sono dentro di noi. I fiumi più difficili da attraversare, i laghi più grandi, le montagne più impervie sono i nostri sentimenti, le proiezioni del nostro inconscio, i ricordi che ci portiamo dal passato. Non ci pensiamo mai. Eppure le notizie dei giornali cercano di insinuarci questo sospetto. In tempi di un'Europa ancora tutta da costruire, riscopriamo infatti, a volte con fastidio, nella cronaca quotidiana delle piccinerie di un'Italia rissosa e bottegaia, i timori di un'invasione extracomunitaria senza fine, le ansie di un orticello sempre e comunque da difendere. Dimentichiamo così i nostri nonni, i nostri antenati, con la valigia di cartone, tutti gli averi stipati in un sacco da marinaio. Dimentichiamo quanto possa essere in ospitale una terra in cui si parla una lingua sconosciuta. Io questa esperienza l'ho vissuta. Si è fatta l'Italia e ancora,
dopo 150 anni restano da formare gli italiani. Mentre incalzano inquieti i nuovi europei, i confini si perdono, si spostano, svaniscono, anche quelli del gusto. Da sempre le regioni d'Italia si sovrappongono in un piacevole guazzabuglio. Saperi e sapori si inseguono, cercano di prevalere gli uni sugli altri. I pasticceri lo sanno bene. Noi in fondo e per primi, con la nostra arte, abbiamo rotto i confini, cancellato abitudini, abbattuto barriere. Certo, qualche errore lo abbiamo commesso, inseguendo spesso il prezzo più basso, giocando le proprie carte sul tavolo di un genere di concorrenza che non produce mai utili. Ora si deve invertire la rotta. I nostri negozi, le nostre vetrine, i nostri banconi colorati e profumati restano infatti una delle ultime barricate contro la dilagante massificazione, l'omologazione, la sconfitta della fantasia, il grigiore diffuso. È questa la verità. Un bravo pasticciere costruisce la sua fortuna solo sulla difesa delle tradizioni, sulla valorizzazione della cultura dolciaria, di un piatto, di un territorio. Deve creare e ricreare, montare e smontare, guardando solo alla qualità vera, senza mezze misure, riscoprendo sapori, profumi e gusti perduti, che sono poi quelli della nostra infanzia. Benissimo! Non sembra un testo di un libro di cucina, è un testo universale, un inno ai prodotti di qualità, mi sembra di capire, quindi puntare tutto sulla qualità dei prodotti. Sì, è quello, diciamo, l'obiettivo. L'obiettivo è dare il prodotto migliore al cliente finale, logicamente trovando un equilibrio giusto. Certo. Va bene Francesco, io ti ringrazio per questa bella puntata. Io ringrazio aver... voi. No, ci mancherebbe, per aver impreziosito insomma questo avvenimento. Che dire, concludiamo con i nostri ospiti con una consueta formula, tante belle cose. Allora. Tante belle cose a voi.